Sì, grazie, grazie Paolo per la linea. Beh, insomma, è inutile dirlo, c'è grande attesa per questo match di ritorno. Il Pescara ha un grande vantaggio perché potrà giocare per due risultati su tre. Ricordiamo il regolamento playoff, non ci saranno supplementari, è sufficiente un pareggio alla Pescara per conquistare la finalissima playoff. Sarebbe tra l'altro la terza negli ultimi quattro campionati di Serie B, un traguardo senza dubbio eccezionale. Dicevamo, basta il pari al Pescara, niente supplementari in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione. Tra l'altro un pari con qualunque punteggio, anche 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Insomma, lo diciamo per farci capire ancora di più dagli amici in visione e all'ascolto. Le ultime, Pillon non ha dato indicazioni, è normale che sia così. Il dubbio tra Pinto e Del Grosso rimane, entrambi hanno le stesse possibilità di giocare dal primo minuto. Campagnaro è stato recuperato. Per quanto riguarda la situazione biglietti, Curva Nord esauriti, quasi i distinti, insomma sarà record stagionale di presenze, oltre 12.000, sicuramente si toccheranno le 13.000 unità, però insomma c'è ancora una giornata intera per andare ad acquistare il biglietto. Una cosa è certa, si respira il clima delle grandi occasioni. Ed ora andiamo ad ascoltare le parole di Beppe Pillon. L'errore che non dobbiamo commettere è quello di gestire la partita. Noi dobbiamo cercare di far gol perché chiaramente a livello psicologico ti porta dei vantaggi, perciò l'obiettivo è quello, cercare di far gol, di passare in vantaggio perché sarebbe importantissimo. Come se l'immagina domani la partita mista? Gliel'ho fatta la stessa domanda alla vigilia della gara di andata. Domani invece sarà sicuramente diversa, insomma. Dipende molto dall'atteggiamento anche che loro assumeranno, nel senso, perché ho visto che hanno un atteggiamento diverso da quello del Grosso, nel senso che finita l'azione vanno tutti sotto la linea della palla, cercano di riconquistare la palla e ripartire veloci con gli attaccanti che hanno di velocità. Perciò dipende molto da loro, da come vorranno interpretarla. Poi noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita e come affrontare certe situazioni nei momenti topici. Questo è essenziale in questo tipo di partite. È chiaro, non fare calcoli, d'accordo, però c'è un vantaggio secondo me non trascurabile. Due risultati su tre, Sì, però soprattutto fino al 90°, questo mi sembra. non deve essere un'arma, non deve essere un'arma che noi pensiamo di fare la nostra, nel senso che noi dobbiamo cercare di fare gol, perché sotto l'aspetto psicologico è molto importante. Non dobbiamo arrivare magari all'ultimo quarto d'ora, dobbiamo invece giocarci la nostra partita, come abbiamo fatto a Verona. Non abbiamo fatto barricate, non abbiamo, perché abbiamo cercato di giocarci la nostra partita, ce l'abbiamo, e dobbiamo giocarcela. L'importante è che abbiamo l'approccio giusto, che quando entriamo in campo diamo il 101%, perché sappiamo che dobbiamo dare il 101%. Poi il calcio è fatto di episodi, di momenti. Devo dire che abbiamo sempre avuto l'apporto del pubblico. È chiaro che magari sarà più numeroso sicuramente domani sera, ma noi l'affetto, la spinta dei tifosi l'abbiamo sempre avuto nell'arco dell'anno, e questo dobbiamo ringraziarli. Domani più che mai sarà il nostro 12° uomo in campo e noi dobbiamo sfruttare tutte queste situazioni. Sappiamo che abbiamo il 50% di possibilità noi, il 50% di possibilità loro, e dobbiamo essere concentrati sul lavoro che dobbiamo fare sul campo, senza farci condizionare da niente e da nessuno.